Brera si divertiva a dare questi nomignoli, sono Rivera Labatino, Sandro Mazzola, il Barbisin, li bocciava tutti. Riva, Rombo di Tuono, e a me Bonimba. E allora i giornalisti venivano nell'androne a San Siro, no? Negli spogliatoi a fare le interviste, e io lessi che mi chiamava Bonimba, che qualcuno gli aveva chiesto: ma da dove deriva, da dove arriva sto Bonimba? Lui disse: ma Bonimba è uno che corre un po' incassato, così, c'ha il culo basso, assomiglia a Nano Bagonghi, no? Allora, quella giornata lì, negli spogliatoi, venne a farmi un'intervista e lo guardavo dall'alto in basso, e tra di me dicevo: guarda qua, questo qui è 20 centimetri meno di me e si permette di chiamarmi Bagonghi, no? Caspita, il giorno dopo, il lunedì, sul giornale, allora lui scriveva sul giornale e uscì dicendo: ed è inutile che Boninsegna mi guardi dall'alto in basso, per me sarà sempre Bonimba Bagonghi.